I
Qualcuno sui palchetti? Thank you.
10. Sì. Sì. Ancora domani, quindi 6 di domani là. Quindi faremo le 6. Mettersi così in un cerchio per terra ormai è accurato, è una modalità predefinita che questo fa il gruppo. No. Per rompere questa modalità predefinita io mi spesso. Proprio per rompere delle cose che non sono qui, laboratorio, per terra, aperto. Non è che stanno seduti 8 giorni per terra, se fossero stati seduti 8 giorni per terra, adesso saremmo più a casa. Forse rischiamo di guadagnare qualcosa se impariamo a stare in gruppo seduti sulle sedie. Adesso io vi voglio dire come le scarpe con questa seduta fanno 9. Allora, automaticamente anche la nostra seduta si ritorna le scarpe. Allora così abbiamo coscienza. Adesso se mi dicessi di togliere, non faccio lo stesso per me, perché sono una testa di cazzo. Sono anche una testa di cazzo, ma nella vita di cazzo di me. Provo a spostare l'asse, e l'asse lo dobbiamo spostare tutti insieme. Prima di attaccare questo discorso, siccome ci sono un po' di persone che devono chiedere scusa, hanno questo momento per farlo. Da quando siamo rientrati prima a questa pausa sono successe delle cose e ci sono delle persone che devono chiedere scusa a me. E ora è il momento di farlo. Sto contando fino a 10, poi il tempo sarà finito. Scusate. Il sistema è sempre lo stesso. Scusate. Le credete? Non voglio buoni, voglio sapere se chi le crede alzi la mano. Scusate. No, no, non ti ho detto, ti ho detto di chiederlo. E allora chi le crede alzi la mano, non voglio aggiunte, eh? Gli stessi di prima volta, li contate da Armando di qua. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Allora, anche se metti conto siamo 30, e questo vale per tutti, anche se avessero risposto in 29 sì e 1 no, saresti comunque in difetto. Non convinti la metà, ma non con scusate, è perché ormai lo sanno e non ho bisogno di aggiungere cosa sanno, e questo non vale su questo vuol dire in non lavorare per gli altri. Che almeno metà del gruppo non ti crede, non solo quando lavori, anche quando chiedi scusa.
per quello che non hai fatto durante il lavoro. Questo è il point. Non che io ho gli occhi cattivi o sono una testa di cazzo. Quello c'è comunque, ma è una scusa. È assolutamente umano e animale, anzi prima animale, visto che siamo animali, sembra un discorso, ma so che mi capite, quando c'è un animale ferito lo si porta per un po', per un po' e per un po', poi lo si lascia coperto. Non mi paragonate all'animale ferito, sarebbe troppo carino. Quando c'è un animale che non vuole stare nel gruppo, gli animali lo combattono per un po', per un po', per un po', e poi lo fanno fuori. Allora, ma questo è assolutamente normale, e nessuno, ovvio, ammazzerà nessun altro per questo. Ma è ovvio, e questi sono i termini di paragone, no? Che portate tutto da 0 a 100, no? Le cose non fanno così. In proporzione, ormai il gruppo sa chi ha bisogno e chi invece ha bisogno allo stesso modo, ma continua, il gruppo già lo sa. Valentina, te l'ho detto prima, io poi vi vedo anche fuori, prima, dopo. Oggi sei arrivata, hai salutato, c'era un gruppo di, non so neanche chi fosse. Valentina fa la volta, vale, c'è, sì. Sei arrivata, c'era un gruppo che stava aspettando, non so chi è, perché sei arrivata, sarebbe qualcuno che ti ha detto, ah, Valentina, io non so la qualche cosa, no? Ok. Vieni a ripassare? No, adesso la fai. Io ho aspettato. Dove sei? 10, 20, mezz'ora, no. Tu non sei mai andata a fare due minuti. Con la persona che si offende di lavorare con me. Non hai più un cazzo di niente da fare. Allora, dico a te, me l'ho appena detto a commenti, io non ho problemi. Il gruppo ti escluderà in automatico, inconsciamente, lo farà. Poi adesso usciranno e tutti ti diranno no, vale, non è vero. Io non ho problemi, non vi vengo a prendere più. Se uno non vuole, io non lo vado a prendere più. Non sono il vostro analista. Io sto facendo un'altra cosa. Allora, l'ho già detto, chi ci prova e inciampa e fa, non chi riesce, non fa neanche mezzo passo avanti, io lo amo. E il gruppo lo ama. E il gruppo capisce. Ma dopo un po' non si capisce chi almeno ci prova. Non ci riesce, ma almeno ci prova. Ormai è chiaro qui, nessuno giudica nessuno, almeno ci proviamo, lo vedete. Appena uno lo fa io lo spezzo le gambette. Vi ho messo in una condizione per poterlo fare.
cerco di migliorarla, non sono Dio in terra, dove sbaglio io lavoro, quando andate a casa lavoro con i ragazzi, poi continuo a lavorare tutta la notte, ci penso, la mattina. È chiaro che posso sbagliare, ma non posso sbagliare sempre, no? Se mi arriva sempre lo stesso segnale e le opportunità sono state date, la porta è lì, più avvicinato la porta, sto parlando a te, sto parlando a te, anche a tanti altri. Te l'ho spostata, te l'ho avvicinata. Dopo un po', se uno non vuole, te l'ho già detto, te la vuoi regalare questi 20 giorni, te la vuoi regalare la tua vita, regala. Se non te la vuoi regalare, non c'è nessuno che vuole. Però da ora in avanti non mettiamo più lo scudo solamente a noi stessi. Adesso stiamo rovinando il lavoro del gruppo e io questo non lo permetto. Loro ti daranno la pacchettina quando uscirà, ma intanto ti dico che non è, che inconsciamente non è vero, e due, che io non te lo permetterò. Qui senza problemi, se non sento ti caccio fuori e vale per commento, anzi per commento. Stessa cosa per Vale, te l'ho detto oggi ed è normale, da ognuno impariamo qualcosa. Uno non ha una gran paura a fare paragrafismo, benissimo, alle vertigini, benissimo. Da un mese, due mesi, un settore, il materasso, tutto quanto, impara, è pronto, lo fanno saltare dal sesto piano, poi qua, tutto quanto. Il giorno che si dovrà lanciare avrà 39 difetti. Ed è reale, è reale. È vero, te l'ho detto stamattina. C'è una croce, perché il corpo, quando non è arrivata la vocina, le modalità predefinite, quando non arrivano con la vocetta, no, e no, questa la sapete, no, 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 quando non arriva più così, perché non ha lavorato, o prova a lavorare, poi interviene in un altro modo, per cui, questo mal di schiena, sai che cos'è, perfetto, chiarita questa cosa, ti faccio stare qua. Allora non riesci a capire che non puoi fare avanti e indietro, trova una posizione. Allora, non è un problema mio, anzi non è un problema che può non trovare la posizione con la schiena. È un confermare sempre io non sono qui, io non sono qui. Mauro. Io sto delle giornate con cui puoi lavorare. Non guardare lì. Questo vuol dire che quel gruppo là, la metà del gruppo non ti sta. Questo, Maurizio, te lo devo spiegare. Se eri un ciotto di legno fino a un secondo fa, passano 5 minuti e ti trovo a canticchiare la canzoncina straordinaria, ma non riesci neanche ad assorbire 5 minuti di roba per te. È possibile? Non ti aspetto più. Non ti aspetto più. Vedi cosa devi fare. Io non sono il gruppetto che poi ti darà la pacchetta. Io non ti aspetto. Alioscio e Lorenzo, vi prendo in coppia. Ho dato delle risposte giuste al fatto che per cui non dovevate lavorare vicini e assieme, che ogni cosa sia. Perché vi conoscete già, perché siete due che tendono a tirare entrambi e lo sapete. E perché siccome sto chiedendo a ognuno di voi due di non farlo, voi vi credete di essere più liberi in coppia, è la modalità vostra predefinita al quadrato.
e sentiamoci capaci ad essere riusciti in queste 7 giorni anche a limitare. E voi avete creduto che, siccome ve l'ho chiesto quel giorno lì, che non dovevate stare vicino, avete pure creduto che ve l'ho chiesto perché se no litigavate. Non è questo il punto. Allora, usciamo da questa cosa, che intanto vi riguarda singolarmente, Alyosha. Lo sai dove entri? Lo sapevo. E non voglio parlare di cose che a tutti loro non mi riguardano. Allora, sei stato 8 giorni senza rispondere, quando io ti dicevo, ehi, attenzione, oggi hai cominciato a rispondere. Chiediti perché, perché tu non sei solo, la tua soglia l'hai allargata, il tuo spazio per riuscire, ma il che non vuol dire che se n'è andato il problema, eh? Il problema si è solo messo un po' dietro e tu sei capace. E tu pensi che la tua capacità attoriale sia mandare questo dietro? No, questa è modalità predefinita. Spostarti il limite di reazione è la tua modalità predefinita. Tu sei capace a farlo. Sai dove stare, non sei niente. Sai che con certe persone la tua posizione si ferma qui, con me sai che si ferma più là, però è arrivata anche con me. È arrivato, ci ha messo 8 giorni, è arrivato, con alcuni dura 8 minuti, con altri 8 secondi, con altri 8 anni, ma è arrivato. Si vede quando poi arrivate in oggi e avete lavorato in voi. Si vede. Sono evidentissimo. Oggi Daniela ha capito qualcosa per lui, che finisce per lei non tirare, non intonare. Ci sono delle persone a cui chiederò di non tirare, perché la loro modalità è definita, l'abbiamo capito, l'hanno capito tutti, sei bravissimo, ma non è questo il cuore, sei l'altro, ma a te fa male fare. Stessa cosa per Pontino, stessa cosa per Ponte, perché non ve lo potete permettere. Oltre a farvi male, non ve lo potete proprio permettere. Stessa cosa per Alyosha, stessa cosa per Lorenzo, non potete tirarmi finché non me lo dico io. Secondo me, se fate il lavoro giusto, non avrò neanche bisogno di dirlo quando potrete farlo. E il gruppo ve lo farà fare. Sembrano cose finte, senza parole, ma avvengono. Sono reali. Valente. Certo. Il gruppo non ti piace quello che fanno una volta. Non ti piace quello che fanno una seconda volta. E sicuramente è stato sbagliato. La terza volta non ti piace, sicuramente. Possibile, è umanamente possibile che gli altri sbagliano sempre, tutte le volte? No. Cominciamo a dirci, va via, che forse... Ascolta, non parla. Lo so che non è direttamente possibile, lo so da dove passa, ma non mi interessa, ne parliamo di te da amici, in altri momenti, non qui. E ti fa bene per farlo, ti è richiesto solo questo. Se ti applichi solo su questo, si aprono dei buchi grossi così sul resto. E questo vale per tutti. Io non voglio fare psicanalisi, non mi interessa. Però vi assicuro che se lavorate solo su questo tappo, farete l'acqua potabile. Mi spiego? E questo mi va bene e va benissimo.
A me mi serve questo tappo, che tutti lo chiudiamo allo stesso modo e capiamo, per avere la libertà di poter fare l'imprevisto, per poter fare l'improvvisazione, per poter fare il lavoro. Dobbiamo essere assieme, dobbiamo avere un modo di stare assieme. Se non è il caso che Marcello, Valeria, Valentina si ritrovino sempre fuori dal gruppo, sempre, sempre, e non è una preghiera. Io le cose non me le segno, ci sono questi signori che se le segnano tutte, e ogni santo giorno Marcello non partecipa, Valeria è fuori dal gruppo, Valentina non c'è. Allora bisogna fidarsi, siamo in sei, avete sempre la stessa cosa. Ognuno per i suoi motivi. Annalisa.